Tempo fa ho fatto visita al Museo delle Anime del Purgatorio a Roma. Sta vicino al tribunale, il cosiddetto palazzaccio, perché mi ha incuriosito tantissimo che all'interno di una chiesa c'era un museo del paranormale. La chiesa ha sempre negato sia la magia che il paranormale, però perché c'è lì dentro delle testimonianze di spiriti, di entità che non trovano pace o che chiedono aiuto? Soprattutto ai vivi. Dentro c'è un'esposizione di documenti e testimonianze che proverebbero l'esistenza del purgatorio, delle anime dei defunti che vi soggiornano. La chiesa si chiama Sacro Cuore del Suffragio ed è stata edificata nel 1890. Quindi testimonianze delle chiese di fenomeni paranormali, testimonianze che viene da oltre, dal mondo dell'oltre. Stavo cercando alcune informazioni in merito a questa chiesa che venne fondata nel 1890, ma era addirittura ancora più antica. In pratica è stata fondata da Victor Jouet, era un missionario marsigliese, fondatore dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, questo, possiamo dire abate, durante una messa pare che scoppiò un incendio e da questo incendio si palesò quello che rimase nella chiesa, si palesò un'ombra, una forma antropomorfa, e lui identificò, diciamo, qualcuno forse di sua conoscenza. Da quel momento incominciò per Victor Jouet una ricerca spasmodica su tutte le possibili apparizioni e fenomeni che avvenivano così spontaneamente. Lui si accorse che in realtà erano messaggi dall'aldilà, come se i morti cercassero di convincere i vivi in qualche modo di pregare, di fare una sorta di preghiere per allontanarli dal purgatorio. Più si pregava e più il morto raggiungeva il paradiso. Ora, io ho cercato anche alcune storie particolari di questo. Ci sono degli aneddoti interessanti, le testimonianze sono sempre riguardanti delle impronte, delle mani, ma vediamo che cosa dice, cosa si può cercare in merito a questo. C'è da dire che il padre Jouet fece una ricerca in tutta Europa, portando tantissime testimonianze. Altre, dopo la sua morte, vennero nascoste, vennero occultate, e altre sono palesate all'interno del museo. Secondo me, quelle più particolari vennero nascoste e quelle magari più adatte al pubblico non vennero censurate. Secondo me potrebbe essere anche il contrario. Ecco, come prima cosa, accadde tutto su un altare. Infatti adesso c'è la riproduzione fotografica di quest'altare della Madonna del Rosario di una cappella esistente prima del Novecento, tra l'attuale chiesa e la casa religiosa.
ed è visibile l'immagine rimasta sulla parete, e questo è quello che fece scattare tutto all'abate Jouet. Poi abbiamo un'impronta di tre dita lasciata la domenica il 5 marzo del 1871 sul libro di devozione di Maria Zaganti della parrocchia di Sant'Andrea di Poggio Bernini, dalla defunta Palmera Rastelli, sorella del parroco, morta il 28 dicembre 1870, la quale chiedeva per mezzo dell'amica al fratello Don Sante Rastelli l'applicazione di sante messe. Poi abbiamo l'apparizione nel 1875 di Louisa Le Sinclair. In pratica, leggendo, è successo tutto in Francia, a Saint-Vivre, nel 1873, per chiedergli preghiere lasciandogli come segno l'impronta di cinque dita sul berretto da notte. Secondo il racconto autentico dell'apparizione, la bruciatura sul berretto fu fatta dalla defunta perché il marito documentasse con segno visibile alla figlia che è richiesta di celebrazioni di sante messe. Allora, poi qui abbiamo la figura numero 4, abbiamo un facsimile fotografico, evidentemente l'originale si trova a Winneberg, di un'impronta di fuoco lasciata il sabato 13 ottobre 1696 sul grembiule di Suor Maria Erpendops, religiosa conversa al monastero benedettino di Winneberg. Dalla mano della defunta Suor Chiara Schollers, religiosa, costa del medesimo ordine, morta di peste del 1937. Nel basso della fotografia c'è un'impronta bruciata di due mani, lasciata dalla stessa suora sopra una striscia di tela. Allora, che idea mi sono fatto in base a questa ricerca? Che intanto il paranormale esiste da tanto tempo, e soprattutto nel periodo di Allan Kardec, quando nacque lo spiritismo, anche la Chiesa si incuriosì a certi fenomeni paranormali. E quindi scopriamo che anche delle istituzioni religiose possono occuparsi di fenomeni che riguardano il mondo dell'oltre e l'arcano. Ma soprattutto la cosa che mi stupisce è che se noi riusciamo a togliere, a cercare di discernere l'aspetto religioso e lasciamo solamente il fenomeno fino a se stesso, traducendolo, diciamo, con la nostra lingua, noi possiamo capire tante cose. Ad esempio, perché le anime costantemente chiedono ai vivi, le anime dei defunti, chiedono costantemente delle preghiere? Sì, questo può avere un aspetto religioso, le famose indulgenze, non è niente di nuovo, ma c'è qualcosa di interessante, qualcosa che mi affascina più di tutto. Secondo me è un processo inverso, sono le anime che cercano di allontanare il dolore presente e perenne dei vivi, perché i vivi non riescono a staccare il ricordo dal dolore, e di conseguenza questo è come se fosse un tentativo da parte dell'entità che stanno nell'oltre di cercare di convincere e dire alle persone che devono pian piano, attraverso la preghiera, ma potrebbe essere anche qualcos'altro, lasciare libero il ricordo dalla sofferenza. Ecco, secondo me serve più al vivo questa condizione che al morto. Questa è l'idea che mi sono fatto. Voi che cosa ne pensate? Grazie per aver ascoltato e per aver seguito questa ricerca. Spero che vi sia piaciuta. Recatevi anche voi in questa chiesa e fatevi impressionare, nel senso buono. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo alla prossima indagine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate qui sotto nella campanella per tenervi sempre aggiornati. E qui sotto trovate qui in descrizione come contribuire alla ricerca e soprattutto ad aiutarmi a cercare sempre di più di trovare situazioni che vanno al di là dell'umana comprensione.
Un abbraccio, ci vediamo alla prossima.